Piazza dei Miracoli di Pisa, il centro storico di Firenze, patrimonio dell'umanità, perché l'Italia vanta il più alto numero di siti definiti come patrimonio dell'umanità da un apposito comitato dell'UNESCO, che poi sarebbe a dire Nazioni Unite. Da ieri fanno parte di questo elenco anche le processioni dei santi, meglio, le macchine delle processioni dei santi. È un altro successo del nostro paese, l'Italia, delle sue tradizioni più antiche, delle sue espressioni più autentiche. Fatti di Santa Rosa, Santa Lucia non puoi fermi. Fermi. Santa Lucia non fermi. Fuori del cielo sta lucidando, sta già spandendo nel profumo del suo fiore qui a Piazza San Sisto. Momenti emozionanti quelli che abbiamo condiviso con voi. La macchina di Santa Rosa di Viterbo, una delle quattro dei santi riconosciute dall'UNESCO, le altre sono, ricordiamo, la discesa dei Candelieri di Sassari, la festa dei Gigli di Nola e la Maria di Palmi, sono dei tesori da proteggere. Perché? Lo chiediamo a Gianni Bonazzi, dirigente del Ministero dei Beni Culturali, che ha promosso il progetto dell'UNESCO. Beh, il progetto dell'UNESCO l'ha promosso la comunità, e anzi la rete delle comunità. Il Ministero accompagna questo percorso. Perché? Perché la cultura è un caleidoscopio. Dentro alla cultura sono tanti momenti, i momenti materiali e i momenti immateriali, le tradizioni, di saper fare, che sono elementi costitutivi del riconoscimento delle comunità, sono momenti costitutivi della diversità culturale, del dialogo interculturale. Queste sono le ragioni di fondo per cui l'UNESCO protegge e tende a incentivare la protezione, la salvaguardia di questi elementi. Dei pensi semplicemente alla tradizione orale, sono altri spazi di cultura che si esprimono tramite tradizione orale. Allora, per non far torto a nessuno, adesso vediamo anche le immagini delle altre macchine, quelle di Sassari, Nola e Palmi, ma intanto, cosa hanno in comune queste processioni? Roberto Cipriani, antropologo docente all'Università Roma III. Sì, antropologo sociologo, nel senso che sono un po' a mezza strada tra le due discipline. Diciamo che l'elemento unificatore è rappresentato soprattutto da coloro che sono i portantini, i portatori di queste macchine, che d'altro canto, a voler essere precisi, hanno anche altre modalità abbastanza simili. Per esempio, se guardiamo la Settimana Santa di Siviglia, anche lì i cosiddetti costaleros fanno gruppo, fanno comunità e tutto sommato fanno anche città. Allora, i portantini sono un po' il simbolo anche della città, il simbolo della solidarietà e il simbolo dell'impegno per un obiettivo comune. Valori impalpabili, come diceva prima il dirigente del Ministero dei Beni Culturali, ma che comunque fanno parte di questo caleidoscopio di realtà. La macchina, le statue, la musica, ma come diceva lei, caro dottore, i portantini, i portatori delle macchine. Vederli in azione, cara Fialdini, è uno spettacolo. Lo so, e io sono con il presidente del sodalizio di Santa Rosa, dei facchini di Santa Rosa, Massimo Meccarini, buongiorno, ben arrivato. Buongiorno. E beh, intanto non ci deve altro che illustrare questa meravigliosa processione che ogni anno vede la partecipazione di migliaia di persone. Sì, la macchina di Santa Rosa è una tradizione plurisecolare che deriva dalla processione che fu tenuta il 4 settembre 1258 per volere di Papa Alessandro IV, che volle traslare il corpo incorrotto di Santa Rosa dalla chiesa dove era sepolta di Santa Maria in Poggio fino all'attuale basilica, all'attuale santuario. È una storia molto antica, sì, quella della macchina di Santa Rosa. Intanto qual è la funzione del presidente del sodalizio? Il presidente è rappresentante del sodalizio, quindi ha il compito di curare le relazioni esterne, di parlare con i media e di... Oggi coordina, insomma. Sì, oggi è una funzione. Però il presidente, come il capofacchino, sono figure che vengono dai facchini, quindi bisogna avere 20 anni, maturato 20 anni di trasporto per poter essere eletti o capofacchino o presidente. E chi meglio di lei la conosce la macchina? Allora ci dia qualche dettaglio, qualche curiosità, quanto è alta, quanto pesa, quanti sono i facchini che devono portare? Sì, la macchina è alta per, diciamo,
40, non più di 28 metri e mezzo, e non deve pesare più di 50 quintali con una tolleranza del 5% in più. I facchini, quindi alta 30 metri sulle spalle dei facchini. E i facchini che la portano sono esattamente 113. A questi si aggiungono però, per il tratto che va in salita dalla piazza del teatro, Piazza Verdi, fino al santuario, si aggiungono 40 facchini che tirano le corde davanti e 20 facchini che spingono con le leve dietro, quindi in totale arriviamo a 173. Più ci sono altri 8 facchini che sono addetti ai cavalletti su cui la macchina poggia durante le soste. Ecco, come ci si muove per portarla? Come si chiama l'andamento per portare la macchina? La mossa? Anche sì, la mossa ha dei comandi specifici, il capofacchino dà il sotto col ciuffo e fermi, poi sollevate e fermi, quando è tutto pronto dice Santa Rosa, per Santa Rosa avanti, e si parte col piede sinistro. Per camminare tutti insieme, per portare un peso così importante, insomma, si possono anche verificare degli incidenti. Sì, anche se cerchiamo di limitare al massimo. Ma è mai successo nella storia della macchina di Santa Rosa? Sì, è successo i primi anni del XIX secolo, che insomma c'erano stati degli incendi, perché allora i materiali non erano ignifugo, ovviamente, come si può immaginare. E nel 1967 c'è stato il fermo della macchina del Volo d'Angeli, e nel 1986 il fermo, una tragedia per Viterbo, la macchina non ha potuto proseguire. Nel 1986 invece ha rischiato di cadere proprio davanti al santuario. Io c'ero, stavo sotto. Lei era presente? Sì. Perché lei è stato facchino, giustamente. Io l'ho portata a 32 anni. Tra l'altro, scusi, voi ricevete l'estremunzione prima di... Sì, non l'estremunzione, ma la benedizione in articulo mortis, che è quella che si dice davano ai soldati che stavano in trincea, che erano pronti per l'assalto. Padre Lucio Zappatore, parroco romano appassionato di devozione popolare, vedevo che annuiva e seguiva con attenzione. Prima di andare avanti nella nostra chiacchierata, segue queste immagini, la sequenza di un video di Tano Siracusa sulla processione di San Calogero di Agrigento. Non è facile distinguerla, quello che conta è vedere poi qual è la risposta della vita, altrimenti diventa una sceneggiata. Cioè, se uno fa parte della confraternita del Santissimo Sacramento e poi non fa mai la comunione, è chiaro che è una contraddizione. Così in queste manifestazioni, che io seguo molto perché tramite lo scapolare della Madonna del Carmine vado in giro per l'Italia, perché noi abbiamo proprio uno scapolare indossato dal Papa Giovanni Paolo II, che era devoto della Madonna del Carmine, e vedo benissimo il punto di partenza è proprio la partecipazione popolare con il sentimento, con il cuore. Molte volte noi pensiamo che nella fede il cuore non c'entra, per cui molta gente vede con una certa diffidenza queste manifestazioni così belle, così esplosive, che invece fanno parte della natura dell'uomo. Poi si tratta di continuare nella vita queste scelte che si fanno. Senta, mi ha incuriosito relativamente alla Madonna del Carmine, che a Firenze ha una piazza dedicata bellissima. Lo scapolare, mi perdoni? Sì. Lo scapolare è il pezzo di stoffa che noi religiosi indossiamo, che poi la gente che si vuole consacrare a Maria, riducendolo, diventa questo... due pezzetti di stoffa che si portano sul petto e sulle spalle. Quando Papa Giovanni Paolo II venne nella nostra parrocchia di Santa Maria Regina Mundi a Torre Spaccata, ci ha detto: guardate che sotto l'abito bianco anche io porto lo scapolare. Quando gli spararono, lo scapolare rimase insanguinato, proprio come segno del suo attaccamento, della sua devozione a Maria. E il cardinale ci ha regalato uno scapolare del Papa, che è una reliquia, che io porto in giro per il mondo, dovunque ce la chiedono. Sono stato adesso a Toronto, in Canada, una cosa straordinaria, vedere come la gente di fronte a questo scapolare, a questo pezzetto di stoffa, vede il legame con Maria e il legame affettuoso con Giovanni Paolo II. Sì, no, perché noi studiosi non distinguiamo tra quello che può essere l'elemento tipicamente di appartenenza e quindi fa o non fa la comunione, no. Noi
viva questa esperienza che è certo di fede, che è certo di comunità, che è certo di solidarietà. Quindi abbiamo diverse sfaccettature, ma senza pesanti contraddizioni, tutto sommato. Presidente, adesso che la macchina è diventata la macchina, manifestazione, un patrimonio dell'UNESCO, cosa cambia per voi? Beh, sicuramente dovremo innanzitutto porre in essere tutte le azioni di salvaguardia, come diceva il dirigente dell'IPAC, per far sì che questa concessione, questo riconoscimento sia all'altezza dell'evento. E porremo in essere anche delle iniziative per rilanciare ancora di più l'evento e fare in modo che venga conosciuto di più, se possibile, non solo a livello, diciamo, nazionale, ma anche a livello sovranazionale. Ci faccia conoscere però magari anche qualche episodio, visto che lei per più di 30 anni è stato uno dei tacchini che ha portato la macchina. Ci sarà qualche episodio particolare da ricordare? Beh, diciamo, ecco, mi ricollego a quello che diceva il padre. Il 27 maggio 1984 fu tenuto un trasporto straordinario per la venuta di Giovanni Paolo II. E quello fu veramente un evento molto particolare, perché proprio quella sera il clima era veramente pessimo, una pioggia scrosciante, e ciò nonostante dovevamo partire, perché in piazza del plebiscito, piazza del comune, c'era Giovanni Paolo che ci aspettava. Partimmo sotto questa pioggia scrosciante e, come per incanto, arrivati a piazza del comune, la pioggia cessò, si affacciò il Papa, e poi, dopo un breve saluto a tutta la popolazione, ruppe il protocollo e scese giù e salutò tutti i facchini uno per uno. Questo è stato veramente un episodio indimenticabile. Che cos'è quella borsa che porta accanto? Allora, questa, che sembra una borsa ma non è, è uno strumento di lavoro, ma allo stesso tempo è l'oggetto più ambito dei facchini di Santa Rosa, è il ciuffo. Come si mette? Questo si mette così, è un copricapo praticamente, così, o si stringono le corde per serrarlo bene, e serve per proteggere la zona cervicale, che viene a contatto con le travi della base della macchina, ed evitare al massimo, insomma, i danni che potrebbero causarne. Quanto tempo viene cambiata la macchina? Scusami, un'ultima curiosità poi. Sì, ogni modello di norma dovrebbe cambiare ogni 5 anni, salvo eventuali proroghe per varie ragioni. E tra l'altro voi avete le ultime 4 e in animo c'è l'idea di fare un museo, se non sbaglio. Stavo pensando prima, il Presidente ricordava della rottura del protocollo da parte di Giovanni Paolo II e la scapolare che ha il nostro padre, ma credo che lei abbia un legame un po' particolare con Giovanni Paolo, con Papa Giovanni Paolo II. Beh sì, ho avuto la fortuna così un giorno di chiedergli di parlare una volta tanto in romanesco. E allora le famosi... Fu lei? Sì, fu io a chiedergli perché una volta tanto non ci parla in romanesco. Il Papa disse le famose frasi: damo se la fa, volemo se bene e siamo romani. Sì. Torniamo alla decisione dell'UNESCO di dichiarare patrimonio dell'umanità le 4 macchine dei Santi. L'UNESCO è l'espressione, l'avevo detto prima, delle Nazioni Unite, dunque deve rappresentare l'intera umanità, che esprime tante religioni, molte delle quali, voglio dire, rappresentano delle visioni laiche. Queste macchine di santi sono espressione di una particolare religione, quella cattolica. Quali invece sono i valori universali, validi per tutti, espressi da queste processioni? Ok, la comunità, l'identità sociale. Bonazzi, padre Lucio, e poi per ultimo professor Cipriani. Prego. Sì, sostanzialmente quelli che ha sottolineato lei, l'identità, la capacità di trasmettere dei valori profondi a prescindere dal lato religioso. Il senso proprio della continuità della comunità e della continuità. Il senso della continuità, queste sono espressioni che si ricreano ogni volta, a differenza della convenzione per il patrimonio. Ci troviamo, certo, di fronte ad elementi che ogni volta si generano. Padre, comunità, continuità, anche magari senza poi fare la comunione, però sì. La comunità. La citazione che ho fatto prima viene da Don Milani. Fu Don Milani il primo a evidenziare questa allontananza dalla fede vissuta, dalla fede testimonianza. Quindi non è una cosa di oggi.
però quello che è importante, come dicevano loro, questo fatto di creare la comunità. Io lo vedo quando vado nei paesi, dove tutto il paese ruota intorno a queste feste. Ci lavorano un anno prima. Un anno prima, sì sì, ma ce ne sono, io ricordo per esempio la turba di Cantiano, dove tutto il paese si trasforma per fare il Venerdì Santo, ricostruiscono tutto il processo di Gesù, tutto il paese è trasformato e tutti partecipano, e la cosa bella soprattutto i giovani. C'è stato un momento in cui si pensava che era ormai una cosa per vecchi. Io dovunque vado vedo l'entusiasmo dei giovani. Padre, va a finire che alla fine di questa cosa qualcuno farà una sorta di format televisivo con tutte le processioni d'Italia. Ah, magari. È una cosa bellissima. Sì, sì. Ci prendiamo noi la paternità dell'idea. A livello antropologico fa comunità, fa memoria. Fa comunità, fa memoria, ma questo non è un fatto solo del cattolicesimo e del cristianesimo, li troviamo nell'induismo, li troviamo in altre forme religiose. Ed è interessante anche quello che si diceva poco prima, si aspetta un anno. In effetti la festa e quindi la celebrazione è una sorta di spartiacque rispetto a un prima e rispetto a un dopo. Tant'è vero che spesso si dice, beh, lo facciamo dopo Santa Rosa, per esempio. Oppure ci vediamo. Spartiacque. Esattamente. Allora, parleremo ancora molto e a lungo, però dobbiamo chiudere qui con molto orgoglio per quanto riguarda questa manifestazione di Viterbo, l'appuntamento del 4 settembre, in bocca il 3 settembre, chiedo scusa, abbia pazienza, l'emozione. Allora, Bonazzi, padre Zappatore, grazie per essere stato con noi. Professor Cipriani, presidente della macchina di Santa Rosa, un saluto a tutti gli amici di Viterbo, che è una perla nella terrazza. Donna Fiandini, cosa abbiamo adesso? Lei che è la mia badante. C'è il TG1, Tiberio, come sempre. Sembra, TG1. Volte.